L'orticaria è una manifestazione clinica di enorme iperreattività individuale con una risposta abnorme e la comparsa ovviamente dei classici ponfi orticarioidi a livello cutaneo. Quando questo tende ad estendersi in maniera diciamo estremamente importante, può generalizzarsi e può eventualmente dare adito anche a manifestazioni di tipo angio edematoso. È da rilevare un dato estremamente importante che spesso non viene sufficientemente valutato ed è il fatto che al di là di quello che possono essere manifestazioni cutanee, spesso e volentieri possono esserci anche manifestazioni di carattere internistico, nel senso che possono eventualmente essere all'interno dell'organismo. Esistono un numero, diciamo, sufficientemente, uno spettro sufficientemente ampio di manifestazioni ortiroidi. Tra quelle più comuni da farmaci, da alimenti, poi ci sono tutta una serie di altre manifestazioni che sono correlate ad altre manifestazioni di carattere clinico, secondarie a processi infiammatori cronici, a processi infiammatori acuti, a patologie che spesso e volentieri non danno, manifestazione di sé nella sede in cui sono indovate, ma che possono estrinsecarsi attraverso la manifestazione orticarioide. È un dato estremamente importante. Esiste anche, paradossalmente, visto che tutti ormai svolgiamo un'attività fisica per meglio mantenerci, se così possiamo dire, sicuramente anche l'attività fisica può essere responsabile di manifestazioni di tipo orticarioide. E ultimo, infine, anche la patologia di carattere neoplastico può spesso evocare, può esordire con un quadro clinico di orticaria e non ultimo anche il classico reflusso gastroesofageo. E credo di essere stato il primo al mondo a mettere questo argomento al primo posto e a, diciamo, a svelare la causa gastroesofagea quale possibile causa di un'orticaria angioedema. I sintomi di orticaria si riconoscono abbastanza facilmente, la comparsa del classico ponfo a livello cutaneo, che è una rilevatezza di tipo eritemato ponfoide, pruriginoso e spesso e volentieri può anche dare, diciamo, come manifestazione il fatto di potersi estendere, anche perché il soggetto incomincia necessariamente a grattarsi e quindi ovviamente in questo contesto ad estendere quello che può essere la lesione. L'orticaria si cura in maniera estremamente semplice, eliminando quello che possono essere i vari fattori trigger se questi sono stati individuati. Vuoi che siano farmaci, vuoi che siano alimenti, basta eliminarli e la patologia si risolve. Oppure, per esempio, nei casi un po' particolari in cui ci possa essere la responsabilità degli insetti, parliamo degli imenotteri, parliamo in modo particolare ape, vespa, che eventualmente la cui puntura può provocare un quadro di questo genere, si può ricorrere anche all'immunoterapia specifica che viene considerata attualmente, soprattutto nei soggetti con ipersensibilità al veleno di ape o di vespe, un presidio salvavita. Oppure eventualmente con farmaci adeguati che possono essere vuoi gli antistaminici, vuoi eventualmente i corticosteroidi e vuoi nelle forme più severe anche la stessa adrenalina. Una giornata mondiale dell'orticaria è importante perché credo che valga la pena mettere un po' il punto, diciamo, fissare il punto su alcune questioni che spesso non vengono risolte, spesso e volentieri, secondo un vecchio concetto, che spesso l'orticaria è la tomba del medico, c'era un vecchio allergologo napoletano che sosteneva che preferiva vedere entrare una tigre o un leone nel suo studio piuttosto che un soggetto con orticaria. E quindi questo rende sufficientemente chiaro il concetto di quale talvolta possa essere la complessità, anche perché spesso, come dicevo prima, l'orticaria può essere l'epifenomeno di una patologia ben più complessa e ben più severa.